i russi sono gli unici che sono in Siria sul territorio a costruire la pace, cioè fanno gli negoziati, discutono con i gruppi, li convincono a smettere a combattere. Gli americani dove sono? L'Occidente dove? In Siria non c'è l'Occidente, ci sono i russi che stanno costruendo la pace per salvare la Siria. Dove sono? Domani forse la Cina, certo la Cina domani sarà un grande problema per tutti, perché è un grande paese, un immenso paese, influenzerà la vita del mondo, non c'è dubbio. Cosa ci dobbiamo porre il problema? Dobbiamo porci il problema di evitare di fare la guerra. La prima questione è evitare di fare la guerra, cominciare a discutere fin da ora con i cinesi, perché i cinesi domani saranno il paese più importante del mondo. Possiamo decidere se fare la guerra, prepararci alla guerra o no, oppure se vogliamo cominciare a discutere con i cinesi, ma io dico con gli indiani, con gli africani, con l'America Latina, eccetera, eccetera. Questa è la prospettiva, questa è l'alternativa. Quindi nessuno vuole distruggere l'Italia, è l'Italia che sta dentro un'alleanza aggressiva nei confronti della Russia, della Cina e del resto del mondo che vuole distruggere gli altri. È l'Occidente il punto grave di questa crisi, non sono gli altri. E quindi la domanda, se chi ci difenderà se usciamo dalla NATO, è una domanda che riguarda noi, l'Occidente, basta. Non vogliono distruggersi, i russi non vogliono distruggersi, i russi vogliono vendersi il loro gas e il loro petrolio. E vogliono comprare la nostra tecnologia. Abbiamo un alleato vicino in Europa, un immenso paese che ha le più grandi risorse del mondo, che non ci minaccia e vuole soltanto commerciare con noi. Non è il socialismo la Russia, è un altro paese capitalista come noi, che vuole commerciare con noi, punto. E non vuole fare la guerra, è la mia vita. Poi sulla questione dello streaming voglio rispondere, perché tu, anche qui, vorrei citare una bella citazione di Albert Einstein, che voi sapete chi è, grande scienziato, che diceva c'è sempre una risposta semplice per un problema complesso, ed è quella sbagliata. Allora, cerchiamo di ricordarci. La signora ci dice, potevamo fare lo streaming, ci avrebbe visto tutto il mondo. Non è vero, signora. Noi possiamo fare lo streaming e ci vedono in 10. Nessuno ha stabilito che facendo lo streaming ci vedo, bisogna conoscere il sistema della comunicazione. E il problema è fondamentalmente che noi non conosciamo il sistema della comunicazione. Lo conoscono molto bene loro che se ne sono impadroniti. Tant'è vero che hanno fatto Facebook, che hanno fatto Google, i motori di ricerca, e ci hanno preso tutti per i modelli. Loro hanno studiato per tempo, sono stati più bravi di noi. Noi dobbiamo studiare il sistema della comunicazione e cominciare a colpire. Perché io voglio fare Pandora? Perché io mi propongo di uscire dal web e di andare a finire sul satellite e sul digitale terrestre? Perché voglio arrivare nelle case della gente, dove non arriviamo mai noi nelle case della gente. Questo è il problema. E se noi ci mettiamo a raccogliere i soldi, perché questa cosa qui costa, questa cosa io ci ho fatto il calcolo. Io so come funziona questo sistema, sono 30 anni che ci lavoro. Ho fatto il calcolo, basterebbe che ci fossero 2 milioni di persone che ci danno 5 euro a testa all'anno e noi avremmo una televisione digitale terrestre. 5 euro a testa, 2 milioni di persone. Ma quando ho lanciato l'idea di Pandora ho avuto 40.000 persone che mi hanno detto bravo, bravo, fai Pandora. E poi sono andato a vedere quanta gente aveva versato su Pandora. Sapete quanta gente finora in Italia ha versato per far vivere Pandora? Lo dico io, 2.000 persone. 2.000 persone, noi viviamo da 2 anni con i contributi piccoli, ma di 2.000 persone. Pensate un po' quanti sarebbero i milanesi che possono far vivere Pandora. Io avrei 10 montatori, potrei fare 20 ore di trasmissione al giorno se avessi i soldi. Ma la gente non ha ancora capito come funziona questo sistema. Non basta lo streaming. Vi annuncio comunque, lo streaming non basta perché il meccanismo della comunicazione non si fa così. Loro sanno che ogni sera 30 milioni di persone li vedranno. Questo sanno. E sanno benissimo perché hanno costruito quella macchina lì, con questi 7 canali televisivi che loro controllano giorno dopo giorno. Allora, il problema è questo. Noi possiamo fare altrettanto? No, perché non abbiamo i mezzi. Ma possiamo creare una macchina, una canale che li costringa a rispondere. Questo è il problema, finché noi siamo piccoli e pochi, loro
ci possono ignorare. Noi possiamo dire tutte le verità che vogliamo, possiamo trasmettere tutto quello che è successo nel Donbass, lo abbiamo fatto, ma loro ci hanno ignorato, perché loro sanno che noi abbiamo un piccolo segmento di pubblico che possono ignorare. Ma il problema è, se noi riusciamo ad avere 1 milione di spettatori ogni sera e diciamo una cosa importante, cioè diciamo un'altra agenda del giorno, loro potranno rispondere, tacere un giorno, 2 giorni, una settimana, e poi alla fine dovranno risponderci. E allora in questo modo noi rompiamo il loro monopolio, loro hanno il monopolio, dobbiamo rompere il monopolio. E questo è l'inizio della battaglia. Poi dopo bisognerebbe porsi il problema di chi sono le frequenze televisive. Un programma di governo, ministro. Ci vuole un programma di governo per la comunicazione, perché dobbiamo guardare al futuro. Un programma di governo che secondo me dovrebbe contenere questa cosa fondamentale, che esprimo così. Le frequenze radio e televisive sono pubbliche, cioè sono nostre, tutte. Le frequenze su cui si trasmette sul canale 1 della RAI, sul canale 2 della RAI, sul canale 7, sui 3 canali di Berlusconi, sono nostre. Gliele abbiamo date quasi gratis e loro le stanno usando da 40 anni contro di noi. La prima questione che dovrebbe porsi un governo democratico è riprendersi tutte le frequenze come proprietà pubblica e ridistribuirle sulla base dei programmi. Che presenta il programma. Questo programma va bene, io ti rispondo come pubblico dell'interesse del paese di trovare frequenza, ma tu devi essere rispettoso del pacco. Questo significa ristrutturare l'intero sistema della comunicazione. Non c'è una sola forza politica e non c'è un solo sindacato che abbia sollevato il problema della proprietà delle frequenze televisive. Questo è il problema, è da lì che dobbiamo iniziare. L'altro punto cruciale è anche di approvarci nella scuola, cioè di approvarci nella formazione. Purtroppo io credo anche che ci siano sempre meno buoni e bravi maestri. Anche noi nel nostro piccolo movimento ci stiamo sempre a pensare di rinnovarci, di chiedere di avere sempre più giovani, però i giovani se non ci sono dei maestri che li crescano e che non li impongano delle agende personali, perché anche noi fra di voi, io ho sentito molti interventi, ma rendiamoci conto, molti di noi siamo molto autocentrati su noi stessi, c'è poca apertura di se stessi. Dobbiamo aprirci agli altri, dobbiamo ascoltare gli altri e non sempre lanciare programma su tutto, Non è necessario che parliamo se non abbiamo delle cose estremamente nuove. Cioè, ricordiamoci che la parsimonia anche nella comunicazione è fondamentale per permettere all'altro di esprimersi e di crescere. Quindi anche i buoni maestri sono difficili da trovare. Volevo dire una piccola cosa sul discorso storico, sulla formazione. Bisognerebbe anche studiarci la storia, cioè la storia della Seconda Guerra Mondiale, bisognerebbe studiarci la bomba atomica, bisogna spiegarci appunto che la NATO nasce prima, dove base avanzata. C'è un libro che perché è in italiano, è il senso di Giosudowski, secondo me è fondamentale, quando mai l'ha suggerito, è favoloso, il problema è che è in inglese. Il francese che bisogna tradurlo, ma insomma, ci sono degli autori di altissimo livello, e principalmente americani. È come quando si dice. Come fai a raccontare la storia della Palestina? Tu sei storici palestinesi o storici israeliani? Da quando sono venuti fuori storici israeliani, ebrei, che raccontano la storia.